Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Enter the Gungeon. Io sono Leone e siamo qui oggi per giocare una nuova partita. E visto che mi stavo dimenticando, ho fatto una partita in privato, giusto perché sì. Quindi andiamo subito allo slot di salvataggio B, perfetto, in cui la giochiamo ovviamente con i nostri soliti personaggi. Allora, ho fatto una partita, purtroppo è andata male, ok? Quindi, beh, fa nulla, abbiamo comunque il nostro robot da provare, è andata male e non l'ha registrata, nel senso. Allora, io ho visto una. Sì, volevo cambiare un personaggio. Mi avete scritto in un commento che vicino a Marin c'è un'armatura. Ah, è tipo la B-skin del Marin. Fighissima. Ok. Il robot non ha ancora la B-skin. C'è mancato vicino a questi personaggi. Oh, figo. Quindi ogni personaggio ha una B-skin e io non lo sapevo. Lei? Bello! Dammi lui, fai vedere. Oh, ci sta su Taita. Il robot ancora non ce l'ha, quindi non so se ce l'avrà mai, però va bene. Andiamo a provare il robot, ci ho fatto un po' di partite, è interessante come personaggio, mi piacicchia, non troppo, ma mi piacicchia. Niente roba a caso, perché vorrei riuscire a sbloccare qualcosa anche qua. Singolarità, nanomacchina, mi tengo i soldi e lo faccio un'altra volta. Il robot è un personaggio molto difficile. E quando dico molto difficile intendo veramente difficile, perché possiede vita soltanto tramite, come vedete, le corazze. Ha un setup iniziale abbastanza buono, con un oggetto attivo che comunque funziona abbastanza bene, gli permette di elettrificare parti del terreno. E la sua arma iniziale comunque ha un buon numero di munizioni nel caricatore. Ciò significa che si ritroverà raramente a corto di munizioni dentro il suo caricatore e quindi raramente riuscirà a non colpire i nemici e a non eliminarli. Ora io vorrei giusto notare se siamo in modalità belva oppure no. Ok, quindi tutto a posto. È perfetto, vorrei provare una volta la modalità corsa, chissà com'è. Boh, vabbè, la proverò una volta più avanti. Fra un po'. Comunque di fatto il robot è un personaggio comunque niente male, come ben potete vedere. Ha un setup iniziale abbastanza buono, elettrificare i nemici è il suo effetto principale. Ci riesce grazie alle batterie, alla car battery, no, alle. No, no, al. No, no, come si chiamano? Ai proiettili di batterie, alle batterie proiettili. No, come li chiama il gioco? Aspetta, Omonomicon. Proiettili a batteria, ok, che elettrificano ogni proiettile, quindi se passano sulle pozze d'acqua questi proiettili fanno appunto più danno. Cioè più danno non è probabilmente un più danno base, elettrificano la zona e fanno pian piano più danno ai nemici. Cioè non è brutta come cosa, anzi è veramente buona. Aumentiamo la grandezza di questa mappa così non riesco a vederci. Aspettiamo di andare al boss. L'importante con questo personaggio è mantenere la vita, assolutamente. Riuscire a mantenere un livello alto di vita ti permette di sopravvivere molto più a lungo. Perché ovviamente hai corazze. Tu devi andare di corazze, non puoi andare di cuori rossi. E il drop di cuori rossi ovviamente non ti aiuta. Non esiste. Cioè, praticamente sarebbe il Blue Baby di questo gioco, soltanto che. Secondo me è più difficile di Blue Baby, perché le corazze valgono tutte mezzo cuore e non un cuore intero. Ovviamente sono anche blank queste corazze, quindi ciò significa che comunque niente male, però boh, non continua a non piacermi. Nella mia mente continua a essere, credo, più forte il personaggio che ancora dobbiamo sbloccare, da quello che ho letto, però dobbiamo ancora vedere esattamente. Devo dire la verità, sto gioco mi farà venire un turno e crepare. Prima arma, interessante. Cannone prismatico, la policromia della morte. Abbiamo già visto che è un'arma per i primi piani abbastanza buona. Non la migliore, perché ovviamente uno preferirebbe avere già al primo piano la Gunther. Minchia, la Gunther, cos'è? E invece mi tocca andare di questo, ma chi se ne frega? Speriamo di vedere roba buona. Sinceramente proverei anche a darlo via un cuore per. Come si chiama? Per potenziarmi, perché cioè, sai quella cosa, quella statua che dai via un cuore e ti potenzia del 25% in più di danno? Lo proverei anche a fare, giusto per vedere se funziona veramente oppure no. Ora vorrei scoprire l'oggetto passivo di questo piano, quindi è un obiettivo abbastanza importante. Importante? L'ho detto in modo strano. Occhio rotolante. Anello dell'amorfo amico, forse vampiristico, pendagli a cuore, non mi interessa. Questo è interessante per rubare.
prendevo la chiave, che non voglio rubare per adesso, magari potrete entrarci dopo, però la chiave la voglio per poter aprire una futura cesta che c'è in questo piano. Se è buona, se è livello base, forse non la apro neanche, ovviamente. Anche se anche livello base dovrebbe poter contenere comunque alcune volte roba niente male. Tre colpi, come sempre, però questo ha di particolare questo suo braccio robotico, che uno è abbastanza preciso, due, come vedete, ha una marea di colpi. Ovviamente mi fa venire un tunnel carpale praticamente al dito, sto gioco, perché spammo troppo. L'autofire proprio ci manca. Chest base? No, evitiamo. Andiamo già a fare il boss. Intanto abbiamo armi recenti. Cos'è? Ok, il pallottoloide. Il re pallottoloide, che non è di certo il boss più forte del gioco. Non è neanche il più scarso, eh. Cioè, giusto per dire. Anzi, è abbastanza decente. Là ho rischiato tantissimo per dirvi. Ma quanto sono un deficiente. Quel danno era stupido. Ok, dai. Andiamo di fastidio così. Manca poco a ucciderlo. Peccato abbiamo perso una vita. È una cosa abbastanza importante con questo personaggio. E ora, beh, direi che è arrivata la fine per lui. Credo vagamente. Perfetto, il pallottoloide di piombo. Il re pallottolus è caduto. Mi ha droppato il cuore di ghiaccio. Fa freddo qua dentro. Mi dà un HP extra. Quando subisco danni sparo proiettili. Va bene. L'HP non viene contato, tipo. 1, 2, 3, 4, 6. Sì, non viene contato. Perfetto, direi di completare il piano giusto perché sì. Potrei prendermi l'esca per derubare i due tizi di qualcosina. Potrei provarci. Però vengo maledetto, non so se mi conviene come idea. Ovviamente questo personaggio è il migliore per poter spegnere questo fuoco, però non mi interessa farlo per adesso. Lo devo fare, però vorrei prima di tutto arrivare a un certo punto. Evitiamo di prendere l'esca. Aspetta, però se ci sono cose interessanti le vorrei comprare. Costano di meno. Nell'arma famico. Forse vampiristico. Pendaglio a cuore no. Di blank no. La chiave in realtà è interessante qui. Non voglio essere maledetto, quindi non prendiamo nient'altro. Direi di poter uscire dal piano e andiamo, proseguiamo e vediamo bene come va. Perfetto. Perfettissima come cosa. Proseguiamo. Dungeon vero e proprio, come sempre, secondo piano. Ovviamente qui sotto non abbiamo più il coso per sbloccare il robot perché il robot già lo possediamo. Quindi non dobbiamo preoccuparci di farlo. Oddio, quanto ho paura ogni volta di quegli attacchi perché girando mi danno estremamente fastidio in corpo. La loro resistenza. Bellino è il fatto che fa dei suoni strani quando salta. Cioè, rotoschiva in realtà. Quella dei film. Come rotoschivare. Eliminiamo questi avversari. Dovremmo essere messi bene. È una partita da un inizio normale. Non abbiamo niente di particolare come inizio. Niente di estremamente forte. Soltanto un setup che può funzionare piano piano. Un oggetto iniziale che comunque aiuta. Ok, questo mi ha aiutato abbastanza per poter fare del male ai nemici che erano qua presenti, se no la vedevo un po' dura. Qua c'è di sicuro qualcosa che potenzia la tizia, la nostra adoratissima verginella di piombo. Non glielo dite davvero così perché se no vi fa male, come sta per farne a me, visto che è quasi entrata qua dentro. Ecco, l'ho dovuto uccidere con un blank per farvi comprendere. È una cosa che mi dà estremamente fastidio. Ok, eliminiamo questo nemico. Aia. Vabbè.
Ho preso danno, ho sparato dei proiettili di ghiaccio, giustamente. Il mio cuore di ghiaccio comunque il suo effetto lo fa. Beh, meglio qui che nello scorso piano, in un certo senso. E oltretutto ho avuto un utilizzo di un blank. Ora, te, muori, grazie. Perfetto. Ottimo, è anche fin troppo precisa sta arma perché non ha uno spray pattern, quindi nulla. Cioè, nessuna arma ha uno spray pattern, però è troppo precisa anche in certi punti. La R non mi piace, potrei dare due armi là, però non mi conviene comprarmi la R, quindi fuffa. Direi di proseguire. Ho i soldi per tutti, cioè i soldi, ho le chiavi per tutte e due le chest, quindi voglio aprire tutte e due possibilmente. Sapete che ho in parte rischiato a non volermi prendere quella chest iniziale con l'oggetto passivo? Perché poteva contenere roba buona, però teoricamente le chest più base servono da non sprecarci chiavi e presso. Sembra strano, ma è così. Qua è una rottura di scatole, il fatto principale che il nemico si sia trasportato da quella zona, poteva morire easy. Ok, muori, grazie. Ci dovrebbe essere la chest più vicino, infatti. Ok, buon livello, quindi la prendo. Lupo Junior. Ok, questo è il lupo della cacciatrice che ha atteso per anni la sua padrona. Tempo fa lui era cacciatrice, erano inseparabili. Ora ha ritrovato la sua padrona grazie alla frattura nel flusso temporale. Se non erro, lupo, il primo Junior. Ok, che sarebbe in realtà Junior 1. Tipo in realtà lui è l'altro Junior 2. Dovrebbe attaccare i nemici e farli comunque del danno. Ciò significa che non è per nulla male come oggetto, perché è un famiglio che fa danni ai nemici. Infatti, come vedete, l'ha ucciso. Ciò dovrebbe aiutare abbastanza come cosa. Dito di Lich. Aumenta la cadenza di fuoco. Sì, infatti adesso sparo più veloce. Ok, questo è buono. Ma l'aiuta in modo passivo oppure devo per forza premere. Dito di Lich. Mi avete detto alcune volte nei commenti che mi pentirò di trovare questo, cioè il padrone del dito. Lo so, quindi ho paura anche io. Cannone scientifico, particelle caricatissime. Questo immenso cannone a raggio fu sviluppato per vincere un concorso indetto dall'egemonia per un importante contratto militare. Emette un flusso regolare di intensa energia scientifica, con un perfetto tra ingegneria e fisica delle particelle. Non so quanti danni faccia, quindi non so se conviene oppure no. Qua dentro ovviamente non ci può essere nulla. Interessante perché è porta all'abbazia della, tipo della, credo, della vera arma, cagate del genere. Quindi per ora nulla. Dovete avere per forza l'extra attivato. Il lupetto fa dei danni, non è male, come ben potete vedere. Attacca i nemici, quindi cioè è un danno passivo aumentato. Ciò è solo un bene in un videogioco come questo. E avere adesso una rate of fire aumentata perennemente è utile. Piccolo Junior. Ma che palle sta stanza, non la capirò mai al 100%. Ok. Vai. Ok. Perfetto, ce l'abbiamo da qui. Facendo così e cos'ha. Così e cos'ha è bellissima come descrizione. Cannone scientifico, dovrebbe sparare più veloce. Non so come possa funzionare. Però ovviamente il fatto che abbiamo l'arma conda qui contro di noi mi rompe le palle e basta. Qualsiasi cosa voi potete dirmi, l'arma conda è solo un dito in quel posto. Comunque quantomeno il cannone scientifico, quantomeno stavo per dire, il cannone scientifico fa discreti danni perché avvelena e blocca, cioè dà fastidio ai nemici. E questa cosa l'arma conda. Quindi non male questa cosa, non male per nulla. Muori arma conda, grazie. Ho bisogno di... ok, quantomeno mi hai dato questa che è un aumento di vita. Anello obliterante, ci prova. Ok, c'è un obliteratore lì praticamente. Attiva un obliteratore quando usi un oggetto attivo. Cresciuto nel gancio appena armi si emoziona una volta che usi un oggetto. Bella questa cosa. Quest'arma è buona comunque, by the way. No, non faccio attenzione, devo mandarti via per ricaricare il tizio, il coso, il ciccio buffo. Va bene, allora mi sono dimenticato di usarlo. Magari lo potevo uccidere prima che facesse qualcosa. Sarebbe stato intelligente.
Peccato. Peccatissimo. Ok, miniera di polvere nera, livello 3. Siamo bella, bella postazione questa. Quindi se io faccio così si attiva un obliteratore. Cioè non è male come cosa, by the way. Vai, mio lupetto. Cioè, finché ho un oggetto attivo, lo attivo al momento giusto, mi devo ricordare. Esso mi attiva un obliteratore. Ciò è estremamente buono se mi devo salvare il culo, perché adesso ho un obliteratore su spazio praticamente. Quando l'oggetto è attivo, ovviamente, ciò significa che se adesso non funziona, non funziona. Però normalmente sì. Questa è buona come cosa. Sarebbe utile avere un oggetto attivo che si ricarica molto velocemente e che ha un effetto magari relativamente useless. Però che comunque si ricarica molto velocemente aiuterebbe lo stesso. In questo caso per ora non c'è bisogno di usarlo come oggetto attivo. Il mio lupetto comunque mi permette tranquillamente di liberarmi della maggior parte dei nemici in questa stanza. Vedete? Adesso posso attivare l'effetto dell'oggetto attivo e eliminare in tranquillità tutta questa stanza facilmente. Cioè, è figo. Funziona abbastanza bene secondo me questa cosa. Sì, scusatemi se sto usando questa arma che quando non dovrei, perché questa stanza cominciavo. Ho avuto un attimo di odio profondo verso sta stanza e ho detto la sciotto male. Cioè proprio la mia mente ha fatto sciottala male, leone, vai, vai, vai. Ok. Posso proseguire qui tranquillamente senza dovermi preoccupare di nulla. Te? Non conta purtroppo. Bottiglietta a cuore, no, per nulla. Cavolo, peccato. Se aggiunge i miei cuori però non conta, perché non ho cuori. Brutto oggetto passivo per me in questo caso. Come brutto il fatto che quella sia una boccetta sbagliata. E fa ridere il fatto che quel nemico si è suicidato. Praticamente, maledetto bastardo, mi è andato contro. La vedo dura, che io riesco a vincere con questo personaggio oggi. Sapete? La vedo molto dura. Ok, così almeno li ho allontanati. E li faccio danni facendogli prendere un pochettino di scariche elettriche sul corpo. Perfetto. Ok. Obliteratore extra che aiuta soltanto. Voglio il negozio con degli scudi. Molti scudi. Questo personaggio è difficile, by the way. Non ce l'ho fatta a saltare. Cosa sono stato ucciso? Scusami, perché non credo che abbia un passato questo essere. Il passato ti persegue. La mia è un arminatore, va bene. Vabbè, abbiamo visto il nuovo personaggio. 18 minuti soltanto, però. Cavolo, 18 minuti soltanto. Non posso finirla qui. Non posso neanche farla casuale. Però vorrei provare a usare tipo così la B-skin della cacciatrice. Giusto perché sì. Quindi, vediamo. Datemi un secondo. Proseguiamo, dai, su. Su, via, proviamoci a farla. Bella abiskin di questo personaggio, mi piace troppo. Non mi dice nulla lui. Bene, grazie, interessante, bello sapersi. Ti voglio bene anch'io, Ninga bro. Magari iniziamo al secondo piano però. Singolarità, nanomacchina. Vorrei prendermi la singolarità in realtà, quindi non prendiamo nulla qui. Perfetto, andiamo avanti. E continuiamo così da qua. Sì, secondo piano, via. Ottimo. Creazione Gungeon. Scusate un attimo di silenzio. E andiamo. Ok, la protagonista come sempre della cacciatrice è bella. Mi piace tanto il suo outfit nuovo. Non ci avevo pensato che c'erano giustamente le B-skin di questi personaggi, non le avevo notate. Grazie per avermi detto dell'armatura del tizio. Ovviamente, giusto per non darla al coso. È proprio completamente per questo motivo. Ok. Solo per quel motivo praticamente l'ho usato, anche se
che tanto andava allo stronzo, quindi non volevo farlo. Un'altra, mio Dio, grazie per il drop. E andiamo avanti. Accogliamo il droppino e proseguiamo. Dovrei disattivarla una volta la belva per far vedere la differenza. Vabbè, lo farò verso fine serie. Ormai voglio giocare in difficoltà hard praticamente del gioco, in cui mi apro il culo ad ondate, e quindi ho deciso di far così. Ovviamente l'arma secondaria della cacciatrice è un'ottima arma in ogni caso, quindi sì, può andare bene. Scusa, mi ha colpito, non ci credo. Questi qua morite male. La cosa bella, non ho preso nessuno dei due. In teoria devo premere R mentre sparo con questo personaggio, teoricamente. E andiamo avanti. Prendiamo la nostra pistoletta. Aspettiamo di tornare indietro. Magari me ne droppa un altro, così non devo tornare indietro. La nostra pisola. Non è la pistola, la nostra pisola è buona, non è male. Ovviamente non ha le armi quella del robot, che però il robot, boh, non mi piace. Non mi piace la pistoliera 42, boh, non ne vale la pena. Ok, stanza reale, non è una stanza falsa. Nel senso, non è quella lì in cui bisogna accedere per l'abbazia. Proseguiamo, magari questa è la volta buona in cui riusciamo a non andare nel passato, ma andiamo da qualche altra parte. Mi interesserebbe tantissimo. Come cosa? È perfetto. Non volevo usare quel colpo in realtà dell'arma, però lasciamo stare. Non vi chiedete perché ho cambiato arma e l'ho utilizzato. No, vorrei aspettare un attimo. Mi porto in una stanza con nemici, quindi la faccio. Ah, mi gratta il naso. Che palle. Ci sono problemi importanti per un let's player, che sono quando gli gratta il naso, ovviamente. Oh, questa è una stanza. Non è normale. C'è qualcosa di interessante qui dentro. Una prova o un potenziamento. Tu mi dai mezzo cuore, grazie, mio animaletto. Cosa mi dai? Vattene, mi ridà tutte le munizioni. Ok, interessante, però mi maledice. Quindi no. Però mi darebbe tutte le munizioni. È bello sapere che esiste, ecco, facciamola così. Diciamola in questo modo e possiamo continuare avanti. Perché magari se file piano voglio delle munizioni, posso peccarmi una maledizione in cambio. Dai. Ok, adesso che li ho ammorbiditi bene con delle frecce, posso tranquillamente concluderli con delle scariche di colpi. Un altro mezzo cuore, perfetto, questo mi aiuta per la fine del piano. Di solito non inizio mai da questo punto della partita, nel senso non inizio mai al secondo piano perché la ritengo non uno spreco di tempo, ma appunto un guadagno minore, perché è meglio farsi il primo piano, che intanto è relativamente facile, che iniziare direttamente al secondo, che invece già è più difficile, e quindi ti devi impegnare già dall'inizio. Sarebbe bello se ci fosse il fuoco amico con qualsiasi attacco. Aia! Pensavo di riuscire a schivarlo senza rotoschivare, purtroppo. Peccato. Eliminato. Proseguiamo. E andiamo. È in realtà fattibile questa cosa, devo soltanto impegnarmici io. Perché non rotoschivo a volte contro i proiettili? Lo dovrei imparare a fare. No, in realtà pensavo di colpirlo prima. Se li colpite mentre sono in volo verso di voi, essi non vi potranno far del male. Ok, perfetto. Eliminato il nemico, ricaricate tutte e due le armi. Entriamo qua dentro. Eliminiamo questo qua per primo. Uno, due. Quasi però. Ok, perfetto. Proseguiamo, eh. In realtà è più difficile di quanto sembra sta partita, cioè sto gioco. Cioè, è molto più incasinato di quanto potrebbe mai sembrare a una prima vista. Perfetto, eliminati, mezzo cuore. C'è un altro mezzo nel piano, però, che non voglio andare a prendere adesso, giusto perché sono pigro.
tornare indietro mi rompo le scatole, anche se posso trasportarmi, ne sono consapevole, però la mia pigrizia è troppo grande. Ho un livello di pigrizia troppo elevato per poter consentire a me stesso di... Perfetto, sono riuscito a non prendere danno, credo, non lo so. Non ho guardato, ho chiuso un attimo gli occhi, dicendo no, non mi far del male, ok. Cosa mi dai qua? Metronomo di bene in meglio. Cosa? A ogni incisione migliora progressivamente l'arma equipaggiata. Se subisci danno a cambiarmi, il bonus viene azzerato. Questa arma, quel metro, il metronomo con Gunter è tipo la cosa più figa dell'universo. Seriamente ho finito il piano. Ho seriamente finito il piano. Mio Dio santo. Chiave 30. Dai, prendiamoci la chiave, prendiamoci l'arma che c'è là dentro, che possa essere utile. Però ovviamente lo devo usare con... cioè, boh, è strano. Unzi, pistola automatica. Boh, teoricamente lo vorrei usare con l'arma iniziale. Va, vediamo. Ok. Ok, credo che conti. Salve. Ok, uno ha ricevuto un aumento sta arma. Non so di che cosa in particolare, però l'ha ricevuto. Vai. Uccidi anche questo. Devo andarmelo a cercare il metronomo, però non mi ricordo come si chiama in inglese. Ok. Bastardo. Prendendo il danno ovviamente ho perso il potenziamento. In un certo senso questo la rende più scarsa di ovviamente dell'altra arma, cioè di Gunter come potenziamento in ogni caso. Però ovviamente non vogliamo mettere Gunter, un'arma senziente, con un potenziamento semplice delle armi. Ok. Fatto. Ricarichiamo. Ovviamente non c'è nulla di che. La scatola dovrebbe essere un oggetto passivo. Una scatola che cosa fa esattamente? L'ultimo ritrovato nel campo a furtività. Nessuno riesce a vedere l'interno di questo avanzatissimo oggetto. Wait a minute. Ah, ok. Va bene. Sono tentato di venderla sta arma, sapete? Vorrei farlo, sì, la vendo. Ciao. Grazie per i centesimi, perché li tengo più di centesimi in questo momento, sapete? Visto che ci sono dei mezzi cuori, direi di andarli a recuperare. A recuperare. Però io venderei anche la scatola, perché la trovo anche estremamente inutile, quindi... È G giusto per la scatola? Ok. G. Ciao. Dammi roba buona. Mi ha dato un sacco di roba buona, grazie. Direi che posso andare. Userò l'arma normale. Voglio vedere i potenziamenti del metronomo. Come si chiama metronomo in inglese? Mentre scendiamo di piano, magari cerco di andare a controllare l'effetto. Così almeno, giusto per farlo, almeno ci leviamo il dubbio. Vediamo un pochettino. Ora, enter. Vediamo se lo trova. Mia polverina intanto livello 3. Sto aspettando. Ok, trovato. Quanto migliora? Voglio solo vedere. 2% per ogni nemico ucciso, fino a un 255%, quindi 75 kill. Meglio e meglio.
È buono. Ovviamente con le blessed run non funziona. Si trasferisce l'effetto alla 9 armi quando ne raccolgo una. Ok, quindi non è male. Ho preso un danno da coglione. Quindi adesso ho un 4% in più di danno. Adesso ho un 6% in più di danno. Non mi ha contato quella uccisione, bastardo. Adesso ho un 8% in più di danno, quindi pian piano diventa sempre più potente la mia arma. Se riesco a farlo funzionare, riesco a ottenere un'arma ottima per le stanze normali. Ovviamente devo sperare di non piccare troppe. Di eliminare subito quel nemico bastardo. Ok. Arriva fino a un totale abbastanza alto questo potenziamento, quindi devo stare allo stesso tempo attento e allo stesso tempo mi potenzia di molto. Dovrei essere arrivato già qualcosa di abbastanza alto. Non dico la cosa più alta dell'universo, perché ovviamente non mi conta ad esempio tutte le kill per caduta degli avversari. È una cosa un po' stupida. Non è però normale, beh, non sono ovviamente kill mie, però comunque in ogni caso può essere utile. 75 kill necessito per poterlo far funzionare in modo perfetto. E non è male il fatto che io ce l'abbia soltanto, cioè posso sfruttarlo abbastanza bene. Ti richiede una chiave per entrare nel negozio. Aspettiamo di entrare qua dentro. Ok. Il boss no. Secondo me la strada si ricongiunge. Io direi di provare. Sì, secondo me proprio la strada si ricongiunge. Ok. Un altro potenziamento, un ennesimo potenziamento. Dovrei essere già tipo messo abbastanza bene. No, maledizione. Ma se io facessi così, tipo adesso, senza cambiarla, userei quest'arma finché non ottengo potenziamenti. Ora. Ok, ricaricata. Perfetto, è un po' dura per ottenersela. Cioè, tenersi potenziamento è incasinatissimo, secondo me. Che palle. Secondo Wiki dovrebbe essere questa un qualcosa derivato da Pokémon. Perché metronomo in Pokémon ha lo stesso effetto, quindi per questo si pensa che sia derivato dai Pokémon. Muori, ti prego, grazie. E sono felice ora. No, non è un mimic. Va bene, non sono neanche maledetto, quindi non mi dovrei neanche preoccupare. Però mi sembra di aver trovato partite in cui ho trovato un mimic anche senza essere maledetto. Eccola. Quindi meglio evitare minchiate. Ovviamente non eliminare i nemici non mi permette neanche di ottenere dei potenziamenti decenti per l'arma. Ed è una cosa che io detesto tantissimo. Non siamo andati qua a destra. Bene, direi, veramente bene. Vorrei tanto una chiave. Un paio in realtà, però, con dettagli. Perfetto, schivato. Per fortuna. L'avevo detto che si ricollegavano. Se riesce a fare il 250% del danno sarebbe solo spettacolare come cosa. Perfetto. Bene, grazie. Una corazza è ottima. Facciamo un altro paio di stanze, poi direi di poter andare al boss con i colpi potenziati anche dalla balestra. Senza prendere danno. Se riesco a farlo senza prendere danno dovrei fargli molto danno a questo boss. E comincio già di nuovo a risciottare questi nemici che hanno vita comunque aumentata in confronto a quella base. Due colpi per questi sono comunque molto pochi. B-shot comunque di questi
mi rompe le scatole, ma mi devo accontentare. Dovrebbe esserci uno scrigno qua. Aspettiamo di entrare là dentro. Diamo contro il boss. Ok, dovrebbe essere potenziata di abbastanza l'arma. Deve fare molti dannozzi. Infatti ne fa, per dire, abbastanza per essere un'arma comunque considerata quasi come base dal gioco. Purtroppo non è un boss che evoca minion di alcuna sorta questo. Però è abbastanza grande da permettergli di stare tranquillo per la mira contro di lui. Ok. Ah, brutta. Vabbè. Perfetto. Mi tengo lontano perché così i suoi attacchi diventano un pochettino più facili da schivare. Ok. L'ultimo colpo, mi dispiace non averlo schivato in tempo. Ok, dov'è che è? Ok, il barrocannoniere. Ma purtroppo perdiamo il potenziamento. Fanculo, sono riuscito anche a prendere danno. Finora l'avevo fatta tutta liscia senza prendere danni. Sono una persona estremamente triste. Muori. Grazie. Vabbè, arma normale c'è da potenziare adesso purtroppo. Non ho neanche più ammo, quindi. Fucile folgorante zap. Ok. Se non erro, devo girarla perché non conta però più i potenziamenti. Ricordavo bene. Ah, che palle. Però dai, mi faccio il piano cercando di potenziare quest'arma principale. Secondo me non è molto affidabile. Come potenziamento il metronomo, la Gunter funziona estremamente meglio in questo senso. Mi vendi roba tu. Pozione piombo è buono. Dammi questo e questo. Si va in settori, non so cosa fanno, però mi sfidano. Riesce meno durante le auto schivate e conferisco immunità agli avvelenamenti. Ok, quindi Wii. Va bene. Scusatemi per l'estremo Wii agile di questa Wii cosa. Però dovevo fare Wii. Ora andiamo qua sopra e speriamo in roba buona. Ok, niente. Purtroppo due chest buttate perché il negozio è chiuso. Quindi non c'è niente che posso raccogliere per potenziarmi. Dai, proseguiamo qua dentro. Andiamo avanti. Speriamo in bene anche questa volta. Anche se ovviamente è abbastanza dura come cosa. Non è così semplice. Non è mai così semplice. Catacombe livello 4. Dai, mica cos'è, avveniamo i nemici, su. Con le rotoschivate. Cioè, no, lasciamo veneno con le rotoschivate. Forse in un boss che soffre il veneno è una cosa utile. La pozione di pelle di piombo, vi faccio vedere, mi ritrasferisce all'indietro i proiettili. Quindi non è male. Ovviamente bisogna stare estremamente attenti al fatto principale che pelle di piombo, trasferire indietro i proiettili non significa essere invulnerabili per sempre, ma ovviamente ha un limite di tempo tutta questa cosa. Non prendere danni qua, leone. Comincia a ricaricarti la kill streak, compresa anche la pozione della pelle di piombo. Perfetto. Perfetto. Ok, se riesco ad arrivare al massimo del kill della kill streak, dovrei cominciare a fare un danno della paura estrema. Anche se ovviamente mi basta sbagliare anche solo un tasto e cambiare arma e lo resetto. Finora mi sto concentrando tantissimo su riuscire a schivare ogni proiettile
mi arriva addosso. Questa non è neanche la migliore arma possibile per fare una cosa del genere. Che voi potete dire quello che volete di quest'arma, che sia buona e buona come arma iniziale, però la migliore credo che sia quella del robot in questo caso, perché ha molti più proiettili e quindi ti permette di affrontare le stanze normali in modo più easy. In un certo senso, quindi ciò significa che avrei dovuto giocare col mio amico robot, con cui non so giocare bene. E purtroppo non aver fatto questa cosa non mi ha aiutato di certo. Che il robot era sicuramente più avvantaggiato di questo personaggio qua, con questa roba della killstreak. Ovviamente l'arma migliore per far funzionare questa storia della killstreak rimane comunque la Gunther, che già si potenzia lei mentre la giochiamo. Quindi l'arma si potenzia mentre la giochiamo, e la parte migliore è il fatto che si potenzia due volte, quindi ottiene un ottimo livello di potenziamento. Cioè, ditemi voi se non è buona questa cosa. Purtroppo dobbiamo però rinunciare al fattore Gunther, che non la otterremo qua al 99% dei casi. Però dai, magari riusciamo a gestircela bene. Ricaricatela. Muori. Scheletro. Perfetto, ucciso. Perfettissima questa cosa. Dai, però pian piano sta diventando sempre più facile eliminare i nemici. Ciò significa che la cosa funziona. Due cuori, due mezzi cuori, che sono sempre bene. Ovviamente questa è chiusa di chest. Beh, sono tutte chiuse teoricamente, quindi non mi devo preoccupare troppo in questo senso. Però dai, andiamo avanti, proseguiamo. Ok, eliminiamo questi nemici. Ok, ennesimo potenziamento. Tanto a 2% aumentano, quindi fino a un 250%. Quindi l'arma fa talmente il doppio dei danni, e quella non dovrebbe essere male come cosa. Mi sembra finora che li elimini nello stesso periodo di tempo in cui elimina normalmente. Se non erro non dovrebbe più fare il suono, almeno io l'avrei gestita in questo modo quando creavo l'arma. Cioè l'arma, il metronomo. Niente più suono quando sono al massimo. Sarebbe interessante riuscire a comprarsi un'arma al ok verde. Mi indica per caso quando è al massimo? No. Assolutamente no. Vabbè, sarebbe stato interessante. Ok, proseguiamo. Dai, però c'è da dire il fatto principale, che pian piano si sta potenziando. Cioè, sento proprio che è più potente ora, che ci metto meno colpi, perché adesso ce ne metto di nuovo 3 per uccidere questi nemici. Ok, perfetto. E pian piano ce ne sto mettendo sempre di meno per ogni nemico. Questo qua finora ce ne vogliono 4 per farvi comprendere. Maledizione al fatto che non posso prendere le munizioni. No, non ne vale la pena perdere la killstreak per le munizioni. Uso la cosa della pelle di piombo per potermi fare questa stanza alla velocità della luce, senza preoccuparmi troppo. Ok, diventerà rosso a livelli più alti? Non lo so. Finché continua a fare il suono e a potenziarsi, a me va bene sinceramente. Qua, mancato poco. Era qua da usare la pelle di piombo. Comunque, by the way. Morto. Dovrebbe essere quasi a livello massimo, mi sa. Ovviamente, immaginatevi una cosa del genere con non un'arma normale. Ed è possibile ottenerla, perché se adesso tipo riuscissi ad aprire una chest e cambiassi la chest con qualcos'altro, mi sa vagamente che ho raggiunto il massimo di potenziamento. Quando fa questa cosa potrebbe essere il massimo, sapete? Boh, non ho idea. So solo che finora la mia arma è discreta ed elimina più o meno tutti in pochi colpi. 3 colpi per questi nemici sono estremamente pochi. No, non è ancora il massimo, perché vedo che sta tendendo sempre di più ha un colore pian piano più scurino, quindi non male come cosa. Perfetto. Ottimo, direi. Sì, non posso per nulla lamentarmi di come sta procedendo la cosa.
Stiamo potenziando di tanto l'arma. Non sono però sicuro di voler farmi il boss adesso. Anche perché mi piacerebbe tanto aprire una chest e ottenere il potenziamento di tale chest. Cioè, il potenziamento. Questa cosa serve ottenere l'arma di tale di suddetta chest. Usiamo un linguaggio proprio più opportuno. E poi andare a fare il boss. Perché quell'arma ottenuta tramite chest mi permetterebbe di essere potenziato nell'uso di tale arma. Quindi sarebbe in realtà una cosa molto utile. Molto più utile di quanto uno potrebbe mai aspettare. Cioè, è vero. È una cosa strana, ma funziona così sto gioco. Andiamo qua. Casomai me la cambio e vado a farmi il boss. Dai. Ok. Sì. L'arma di Blockner potenziata è solo gioia per me. Guardate quanti danni ho fatto finora. Ok, scusatemi il silenzio. Dai. Muori senza prendere danni. È stata dura. Questa è stata dura. È stata tanto dura. Munizione eccelsa di quarto livello. Adesso, anche la domanda. Io esco un attimo e rientro. Voglio vedere una cosa. Mi fottono quella lì sul piedistallo? Sembra di no. Me la voglio tenere per. Boh, voglio usarla al limite. Però a fine piano. Come vedete, è quasi al massimo la cosa. E ho perso tutto. Perfetto, posso smettere di usare quest'arma. Visto che praticamente oramai siamo verso i piedi finali, utilizzo questa per giustificarmi. Così a caso. Proiettile ombra. Proiettili ombra. Doppio colpo. Cosa fa proiettile ombra? Spara proiettili aggiungi. Questi proiettili furtivi si nascondono all'ombra di altri proiettili. Aspetta il momento giusto per colpire. Non sembra male. Sapete? Ok, direi di fare così. Vediamo un pochettino se è sparito l'oggetto. No, me lo fa ancora vedere. Quindi va benissimo. Ok, cos'è questa? Mina di prossimità, giusto? Non mi piace. Purtroppo non è il mio genere di storia. Beh, il proiettile ombra, però vorrei vederlo come funziona bene in azione. Dai, avevamo potenziato abbastanza bene l'arma, come vedevate, però potevamo shottare. Abbiamo fatto del male fisico proprio a quel boss, quindi sono abbastanza fiero di me stesso. È abbastanza bello quando fai del male molto fisico a un boss. È poco magico, quello è proprio un male fisico duro, duro, duro. Direi di poter andare via. Usiamo l'arancia, aumenta la coolness. È una cosa utile. Aumenta la coolness, l'arancia e mi dà un cuore in più. Quindi l'arancia, non sei Alexander, lo so. Mi aumento la coolness, preferisco usarla così. Non ho capito i proiettili ombra come funzionano perché non li ho visti in azione adesso, però va bene, dai. Speriamo bene. Ok, forgia, livello 5. Ora, vorrei capire una cosa, che è il mio più grande timore. Ma io posso, in ogni caso. Devo prenderlo il proiettile che uccide il passato, oppure no? Ora cercherò.
Proiettile che uccide il passato. Mi cercherò sulla wiki gli effetti secondari che ha anche. Permetterti di accedere a roba. Se mi dice che non ne necessito per poter fare quello che voglio fare io, non lo prenderò. Ma più avanti. Ok. Ovviamente non mi sto più interessando di giocare con l'arma base perché in questo momento abbiamo bisogno di potenziamenti, cioè potenziamenti, di usare armi che non sono quelle base, purtroppo per i nemici. Quindi non sto giocando, come ben potete vedere, con l'arma base. Ora, andiamo qua. C'è anche una trasformazione in questo gioco, da quello che so, che è quella del carmagliere, se non erro. Ciao, salve tesoro. Ora, vediamo se necessito del proiettile che uccide il passato. Marine. Sto cercando prima. Un bullet. Scusatemi se ovviamente non è molto sbaglio, cioè non è molto buona qualcosa fare una cosa del genere in un let's play, però perdonatemi, ma non ci posso fare nulla, cioè lo devo fare. Notte non può essere droppato, perfetto, dai. Ok, quindi lo devo prendere. Ecco il proiettile, grazie. C'era qualcos'altro? Perché sei qui? Ok, sì, va bene. La fila del mago, basta, non hai altro di nuovo. Io ci ho sperato. Va bene. Proiettili rimbalzanti, sembra interessante. Barile, corazza, cazzate varie. Va benissimo, andiamo avanti. Qua potrei dare due armi. Non ho le armi da poter dare, perché quella di Blockner è buona, cioè non è male. Vorrei tanto però un'arma un po' più potente, perché finora non mi piacciono tanto queste armi. Cioè, credo che contro il boss sarà molto dura. Ho la paura che contro il boss sarà molto dura. Perché queste due armi non sono dal boss che devo affrontare io. Fanno poco danno nel tempo necessario per me poterlo affrontare. Ma magari i proiettili di ombra si attiveranno più spesso. Anche perché non ho capito come funzionino finora. Ma va bene così, dai. Aia, perso il potenziamento. Ciò significa che mi conviene cominciare a fare così. Puoi morire, ti prego, grazie. Perfetto. C'ho un'estrema paura in corpo. Ma se io facessi così? Ciao, sono andato in un'altra stanza. Non me la caga la cosa, eh. Non so perché una volta mi ha disattivato la situazione. Io uso questa qua, anche se ha pochi proiettili per ora, perché contro il boss tanto è useless, quindi. Contro il dragon è inutile. Ah, ogni tanto, ok, i proiettili ombra ogni tanto appaiono e fanno male ai nemici. Questa è la partita più miserabile di tutte, perché sto giocando con le armi normali. Che palle. Cioè, la partita peggiore a livello di armi che faccio da un bel po' di tempo a questa parte, perché veramente ho poche armi. Non c'è nulla che mi soddisfa tra esse, tranne quella di Blockner, che è comunque discretamente forte. Non è ovviamente l'arma più forte del gioco, ciò non mi rassicura neanche saperlo che non è la più forte, però comunque è un'arma discretamente buona. Se trovassi il Dragon adesso, credo che lo farei comunque, anche se non sono in situazioni. Perché? Di quanto poco non mi ha colpito quel nemico. Io ti uccido soltanto perché aumenti la mia killstreak, stranamente. È proprio di cattiveria. Ok, quella potrebbe darmi l'arma della vita come la merda della vita. Quindi ho bisogno di una chiave. Il mio carissimo, ripeto carissimo per farlo capire meglio,
amico animale dovrebbe poter droppare chiavi. Ok? E con dovrebbe farlo entro breve. Grazie gioco comunque, in ogni caso mi hai ascoltato. Ora io darei queste due armi a sto coso. Magari mi dà qualcosa di interessante, se no fuffa. Un arco elettrificato, ci starebbe troppo. No, mi dà una signora arma comunque, che ghiaccia i nemici. Non credo che funzioni col dragon, quindi la posso utilizzare tranquillamente qua. La vorrei utilizzare per prendermi la maggior parte delle kill possibili. No, c'è il coso che ti insegue qua, serio? Che palle. Non è che congela i nemici, ma i nemici che sono vicini vengono congelati. Interessante, però comunque by the way fa un buon danno, quindi non mi lamento troppo. Magari con un po' di potenziamento potrebbe diventare anche un'arma estremamente forte. Perfetto. Ottimo il fatto di come è gestita. Proverò ad aprire quella chest nell'ultimo caso, quando finisco le ammo di questa anche. Quando le sto per finire, anzi è meglio quello. In quel caso è decisamente migliore, perché sennò rischio. Due colpi ci vogliono. Tre? Pensavo due. Perché quello lì di questo tipo non dovrebbe poterlo essere. Vabbè, me la sono chiaramente andata a cercare, potrei quasi dire. Ok, 13 proiettili e basta. Ciò significa che mi conviene assolutamente fare un colpo a questa, aprirla, sperare in Imperator. Imperator non me la ricordo. Speriamo bene. Non so cosa faccia. Ah, ok, no, vabbè, la sì, me la ricordo. Non è male, non è l'arma più forte del gioco, però non è male, dai. Direi che è il momento giusto per andare ad affrontare il dragon. Su, non c'ho altre possibilità. Ok. Ok, dai, l'Imperator non è assolutamente... Scusatemi. Pelle di piombo. Il bello è che dentro di sé ha una pistola, tipo. C'è una pistola o mitragliatrice, non mi viene il termine. Cioè, però dentro di sé c'ha un mitragliatrice, tipo. Quindi è una figata. Cioè, sinceramente, comunque, by the way, potete dirmi quello che volete, però sto boss comunque di per sé c'ha un concept che è una figata e passa. Arma di blocker, perde i potenziamenti, però quantomeno lo eliminiamo. Perfetto, ora dobbiamo soltanto arrivare alla fine di sta cosa. Di sta fight. Credo dovrebbe andare bene a qui. Ok. L'immunità al veleno è stata una bella fortuna. Il fatto di questa fight non mi piace è a questo punto che devo fare molti danni velocemente a questo nemico, se no mi tocca affrontarlo più volte. Credo vagamente che in questo caso sia migliore questa. Il coso di blocker comunque è oggettivamente utile. Aia, me l'hanno preso per la mia stupidità. Ah, posso usare il blank per fargli danno, mi sa. Quindi io lo uso. Va bene. Dovrebbe mancare ancora relativamente poco, quindi fuffa. Là credo di prenderci danno, perché avevo sbagliato l'autoschivata praticamente. Però dai, su. Speriamo che non mi mandi di nuovo al passato, come è già successo una volta. Ancora un giro di proiettili, dai. Ultimo giro.
da notare come l'arma comunque di Blockner è buona, lo scudo di Blockner. Cioè, dite quello che volete a Blockner, un pezzo di merda, un traditore, però comunque la sua arma c'ha il suo stile, eh. Cioè, è utilissima. Vediamo. Vediamo. Posso comprarmi qualcosa? Mi dici qualcosa per averlo sconfitto? Magari, sarebbe interessante. Pietri rimbalzanti, obliteratori, cuore intero, costa una marea di soldi. Cosa mi dici? Crescere qui è stato strano, per fortuna dovevo badare a mia sorella. Ah, quindi lei è cresciuta qui praticamente. Strana. Ci credo che sia stato strano che siete cresciuti in un luogo del genere. Però va bene. Ora, passato oppure quello che penso io? Dovrebbe quello che penso io. Cioè, ho tutti i requisiti, teoricamente. Eccolo! Morirò male. Morirò tanto male. L'inferno dei proiettili, livello 6. In inglese, bullet hell. Riesco a farvelo vedere? No, non riesco a farvelo vedere. Cioè, devo tornare troppo indietro, purtroppo. Ok. Mio Dio santo. Sì, sì, è proprio l'inferno dei proiettili. Sto usando l'arma di block. Aggiunta, quindi mi sto incasinando la vita. Non ho proiettili più per armi speciali. Se non erro, in questo piano non ci sono chest né nulla. Sarà un buon dito in culo. No, oh, quei nemici che non conoscevamo. Credo veramente di aver finito l'insieme dei nemici del gioco, praticamente, adesso dei pallottoloidi. Ok. E ho soltanto 13 proiettili per quest'arma. Mi perdonate un attimo se faccio una cosa del genere, scusatemi, eh. Ma sapete com'è? Già devo combattervi con le armi base, quindi vorrei un pochettino più di tranquillità, quantomeno. Maledizione. La vedo dura uscire vivo da questa zona, eh. A meno che non ottengo molta fortuna in qualcosa che mi salva, la vedo estremamente dura. E non sono molto fortunato oggi. Lo si nota dal fatto di come sta andando la partita. Quello che poteva diventare un... hai ucciso tranquillamente il tuo passato. Ok, sì. E quella è una cosa che ormai è fattibile. Sta per diventare molto vagamente un... hai perso male contro il Gungeon. Però... non è neanche più assimilabile a una sconfitta vera e propria sta cosa in questo momento. Ok, appena questo laser si va dalle scatole, mi posso un po' avvicinare a questo nemico. Comunque è forte. In teoria dovrei diventare talmente forte da fare in modo che i miei proiettili riescano a shottare o quasi i nemici. Il problema principale è che non ho armi speciali. Qua in un certo senso mi ha fregato la cosa che non ho fatto il primo piano. Stessa partita con il primo piano, molto probabilmente avrei avuto un cuore in più. Non me ne frega nulla sprecare proiettili comunque, giusto per dire. Tu dovresti essere l'elite di Blobulo. Ok. Elite di Blobulo. Muori, grazie. Prego. Ok. Ricarica delle ammo. Che arma ho che voglio ricaricare?
Cavolo, non ho molte obiezioni contro me stesso nel fare questa scelta. Ed è bello Haunted, però c'è da ricordarsi una cosa, io non ho maledizioni. Ci sono nemici Haunted senza maledizioni? Mie. Che palle. Ok, muori, ti prego. Perfetto. Se riuscissi a ottenere anche abbastanza. Mi va bene. Drop di vita, in questo caso vanno bene. Vorrei riuscire ad arrivare a vedere il boss almeno. Non mi interessa girare per il piano, sapete? Ok. Cosa buona è giusta finora? In un modo o nell'altro morirà così. Cosa manca? Nemico qui. Vai. Perfetto, una scarica bastata. Che coglione che sono. Cos'è quel coso? By the way. Cos'è sto schifo? Quello è un ragno. Non è un cartuccioide. Scusate, perché quello non è neanche un palottoloide. Pozione della pelle di piombo. Credo vagamente questa sia la stanza giusta per poterla utilizzare un'altra volta. Visto che ci siamo. Sì. Finito le ammo. Va bene. Per questo la Gunther è buona. Perché si poté con questa arma. Cioè, lo dico già. La Wombo Combo è questa cosa più Gunther. Cioè, la Wombo Combo del gioco, eh. Credo vagamente che sarebbe la Wombo Combo infinita. Io sto spargendo un po' di veleno facendo questa azione. Perché spero di riuscire a farli entrare nella zona di veleno, infatti, prima che essa sparisca, così da fargli quel danno un po' più di quello base e riuscire pian piano ad ammorbidirli. Comunque, by the way, nel Bullet Hell, casino, proprio nome azzeccato. Il nome è oggettivamente azzeccato. Se mi capitasse, che ne so, una stanza piena di palottoloidi, quelli là che non mi attaccano, sarebbe bello. Ciao, Vergine. Era voluta la rotoschivata sul muro. Mi sembra la straroba, è vero. Ok. Minchia, tutti i mini boss mi stai facendo affrontare, gioco. Neanche in una stanza così buona per risultare poterlo fare, eh. Questi sono praticamente i mini boss del gioco, secondo me. Poi, levate secondo me, mettete secondo tutto il mondo, però lasciamo stare. Ma magari voi no. Voi siete strani. Altro? Ah sì, vero, manca l'ultima. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, una marea di soldi. Peccato che non c'è neanche uno shopkeeper qui. Mi sento fottuto. Cosa ho detto? Mi sento fottuto. Avevo ragione, sì, assolutamente. Inferno dei proiettili, perso 46 minuti, cosa ti ho ucciso? Un cubo di carne. Video che dura esattamente quanti anni e mezzo? Un'ora e 10 minuti. Ok, ragazzotti, quindi quello che posso dire è che per questo video è tutto. Se vi piace il video, ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace. Dagli è tutto, ciao ragazzi, a un prossimo video. Ciao!